Karina Cascella, al compleanno del nuovo fidanzato c'è anche Salvatore. Karina e l'ex compagno Sasà festeggiano, insieme alla festa di compleanno del nuovo fidanzato di lei. In queste ore tanto si è discusso sull'identità del nuovo fidanzato di Karina Cascella. Quest'ultima infatti, dopo aver rivelato di essere di nuovo innamorata, ha condiviso sui social le immagini della festa di compleanno organizzata per il suo attuale fidanzato. Sul web a chiedersi chi fosse l'uomo che Karina bacia nelle foto sono stati molti. Al momento la Cascella però è intenzionata a mantenere segreta l'identità di quest'ultimo. In una stories su Instagram, infatti, invita gli utenti a non insistere su questo punto. La volontà della stessa poi viene e si riconferma in altre immagini, caricate sul suo profilo sempre facendo attenzione a nascondere il volto del suo compagno. Un volto che, tuttavia, non è stato nascosto nelle foto seguenti è quello del suo ex, Salvatore Angelucci, padre di sua figlia Ginevra. A quanto pare a prendere parte ai festeggiamenti c'era anche lui, insieme a quella che oggi è la sua compagna. Karina Cascella ha già affermato diverse volte di avere un buon rapporto con entrambi. Dopo le vicissitudini dovute alla fine della relazione, adesso i rapporti tra lei e Sasà sembrano essere dei migliori. Qualche giorno fa la stessa Karina ha ironizzato anche sui messaggi ricevuti da suoi followers, i quali, dopo averla vista insieme all'attuale fidanzata di Angelucci, le hanno chiesto più volte come facesse ad essere amica di quest'ultimo. Karina Cascella e la fine della relazione con Salvatore Angelucci. La fine della storia tra Salvatore Angelucci e Karina Cascella, inizialmente, non è stata di certo affrontata con serenità dall'opinionista napoletana. Più volte la stessa in passato ha accusato Sasà di averla tradita e questo, per diverso tempo, l'ha portata ad essere molto diffidente nei confronti di lui. Oggi però Karina non sembra nutrire più alcun rancore per il padre di sua figlia. Per il bene di Ginevra infatti i rapporti tra i due adesso sono assolutamente pacifici e sereni.